Sono finalmente ripartiti i lavori sulla SS 658 Potenza Melfi, una serie di cantieri che mirano a mettere in sicurezza una delle strade più pericolose dell'intero Mezzogiorno. Sulla strada le riflessioni della Filca CISL con il segretario Michele Latorre. Nel mese scorso noi abbiamo avuto un primo incontro con l'impresa che dovrà procedere per i lavori e ci siamo anche aggiornati alla prima decade, i primi 10-15 giorni di settembre, dove andremo a verificare il cronoprogramma dell'impresa, andremo a verificare quali saranno le fasi e gli interventi principali che farà, dopodiché chiederemo il rispetto di un regolamento che ci siamo dati qui nella nostra regione, un regolamento noi del settore dell'edilizia, chiederemo a questa azienda di far sì di sottoscrivere un accordo con le organizzazioni sindacali per l'assunzione dei lavoratori che provengano dalla nostra regione. Su alcuni tratti sorgerà una terza corsia, ma non è la soluzione migliore per la torre. Sentiamo. Il lavoro che verrà fatto sulla Potenza Melfi è un lavoro non di ampliamento alle quattro corsie, cosa che io ho sempre sostenuto e più volte l'ho messa anche nero su bianco, ma bensì un inserimento di una nuova corsia in alcuni tratti. Questa è la cosa che maggiormente mi crea qualche difficoltà, perché ritengo che con la terza corsia la strada, per alcuni versi, per alcune mie anche miei pensieri, io sono convinto che diventerebbe un po' meno sicura. Infine una proposta, royalties del petrolio per costruire la quarta corsia. Questa sarebbe la vera soluzione al problema. Teniamo presente che noi siamo una piccola regione, una regione che comunque ha delle grandi potenzialità che non sono emerse. Abbiamo la possibilità di utilizzare le risorse per quanto riguarda le royalty del petrolio, ma non per migliorare solo ed esclusivamente la potenza Melfi. Noi potremmo migliorare tutto. Diciamo la viabilità lucana per mettere nelle condizioni chi voglia domani investire, chi voglia fare qualcosa per questa regione, può tranquillamente investire e crescere mettendo nelle condizioni le strade, le ferrovie, tutto quanto. Ognuno di noi spesso e volentieri l'ha utilizzata nei propri ragionamenti, fare veramente qualcosa che possa essere utile e diciamo un sostegno alla crescita di questa nostra regione.